Dove sono molte le provvidenze che con il PNRR e con altri tipi di meccanismi possono arrivare soprattutto sulle nostre latitudini. Era importante essere qui presenti, siamo stati all'aeroporto di Reggio Calabria, poi siamo stati al porto di Gioia Tauro, questo pomeriggio siamo qui a Mezzaterme proprio per testimoniare quanto sia importante e quanto sia necessario investire su questo territorio che ha tante possibilità di sviluppo, ma lo sviluppo passa per mezzo delle infrastrutture. Certamente da qui, dalla Calabria, ne sono passati i sottosegretari e ministri. Perché oggi si dovrebbe credere a quello che è un programma ben preciso e anche ricco? Lo stesso ministro stamane dei trasporti, delle infrastrutture e dei trasporti, Giovannini, ha presentato un programma davvero eccellente, però oggi forse si ha bisogno di toccare con mano se realmente non ci si dimenticherà le prossime volte della Calabria. Credo stiamo vivendo una fase storica che non si viveva da almeno dopo il secondo conflitto mondiale, un periodo nel quale arriveranno circa 220 miliardi di euro nel nostro territorio italiano e la cui grande disponibilità verrà destinata proprio per i settori che dovrebbero sviluppare i collegamenti e le comunicazioni con i territori. L'Europa metterà queste provvidenze che servono soprattutto per sviluppare l'alta velocità. Ci sono già dei progetti di fattibilità, io sono componente della Commissione dei Trasporti della Camera, quindi nelle prossime settimane andremo ad analizzare, ad esprimere un parere proprio su questo tipo di progettualità, che c'è, esiste, più concreto rispetto a quanto ne abbiamo sentito parlare negli ultimi anni. Il fatto che siano stati già stanziati 5 milioni di euro per l'aeroporto di Reggio Calabria, grazie al primo governo di cui fa parte la Lega e alla proposta parlamentare, e che siamo qui per riproporre sull'aeroporto di Lamezia Terme questa possibilità, la dice lunga su quanto saremo attenti affinché quello che stiamo vivendo, quello che vivremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sia più concreto di chi ci ha preceduto. Per concludere, quando si parla di alta velocità, c'è chi dice che se non ci sarà la costruzione del ponte sullo stretto non potrà realizzarsi. Ma l'obiettivo è la costruzione del ponte sullo stretto, una costruzione che deve avvenire perché non è necessaria per la Calabria, per la Sicilia, è necessaria proprio per soddisfare quelle che sono le indicazioni europee. Ci sono diversi canali TNT, tra cui quello scandinavo mediterraneo, che trova proprio un blocco sull'attraversamento stabile tra Reggio Calabria e Messina. Un ponte che non è un ponte per il Mezzogiorno d'Italia o per l'Italia, ma è un ponte per l'EU di potersi avvicinare al continente, per creare la compenetrazione positiva dal punto di vista economico che manca, perché le 400.000 aziende che sono in Sicilia e le 150.000 aziende che sono in Calabria sono meno competitive, soprattutto nell'acquisto delle materie prime da lavorare. E poi è un'opera ecologica, perché nessuno di coloro che non vogliono il ponte va ad analizzare quanto sia inquinante il trasporto per via marina.